Treb è offerto da Autospurgo Forlivese, via Tomba 81 barra A Forlì, autospurgoforlivese.com. Dental Discount, Forlì Ravenna Cervia Misano Adriatico, numero verde 800 031 686. Centrale del Latte Cesena, latte, formaggi, gelati di Romagna, la bontà che lascia traccia. Albonetti Alfio e Andrea, casa del Toserba, Derrano di Faenza, albonettisnc.com. Casta, impianti per ristorazione professionale, via Fratelli Lumiere 11 Forlì, casta.com. Che quando la gente gli dai da bere, da mangiare, da dormire e non vanno mai via, sono allegri, hanno una curiosa voce il giorno dopo, primo marzo, venerdì. E quando si dice venerdì e marzo, merso in tiprem o in tiutum de la su burasc u la vofè. Però dobbiamo dire anche siamo entrati nel mese della primavera. Lo tenga presente nelle sue previsioni, sì, che un po' di burraschino ci vuole. Sì. No, non ha fatto abbastanza. Grazie a chi ci ha scelto ancora una volta in questo venerdì, primo marzo, l'abbiamo già detto, salutiamo gli sponsor. Tutti in linea, belli come il sole. Partiamo dalla Teresa che ha lavato la sciotana. Ma no, al revés. Lei ha lavato la sciotana, la Teresa è un po' più curta. Non si scurtina. La Teresa, Maria Teresa, dottoressa Gravini. Adesso a casa. Ravaioli. Alceo. Emporio. Scarpa. Marcello. Coppe trofei. Bagna a cavallo. La cravatta di Daniele Romagnol, Cesena. È sempre stiloso lui. Cesena. E la velide Gambin Cavaleati. La velide non solo pelle. E vai. Poi i Fiordalisi, la cantina di Forlì e Predappio e la mia amica Roberta di tutto giardino. E baiocchi, uova di Pasqua. Se volete fare, volete mettere la ciliegina dentro l'uovo, spendete molto perché è grande, no, però sarebbe possibile metterci anche la ciliegina dentro. E poi ringraziamo chi è ritornato con noi questa sera, in modo particolare Casa Artusi, wow, le Mariette, il sindaco. Casa Artusi, un trionfo da diversi anni. Forlimpopoli deve dire grazie a questo grande uomo e soprattutto alla sua sapienza. Grazie anche al pubblico, da Conselice a Cotignola. Li voglio salutare tutti. Grazie. Saluto dal muto Antonio che le tride che lavora è puretta. Si deve rimettere un po'. È bravo, mettersi in pari. Grazie anche al colonnello che ha dormito bene. Ho sentito ho sentito stanotte degli uli. No. E mai ne faceva niente. No. Chissà cosa sognava. Rosalda Analdi, poetessa, grazie di essere qui con noi. Gruppo di ballo Pueblo Latino con Arthur, che lo vedremo, Omar e Serena del Ronco di Forlì. Poi voglio salutare i miei amici di Villanova di Bagnacavallo, Ecomuseo della Civiltà Palustre, e lui, Daniele Longanesi e Bourson, un vino che ha già avuto un successo enorme qui in studio. E dolce ritorno, li abbiamo messi in una casa separata perché la cantante poteva creare qualche tensione a dormire stanotte, però è sveglia, bella, pimpante, bella più che mai, bene. E ha portato una fisa, Mario Sacco da Poggio Renatico. Mario ci regala, e questo lo voglio dare al colonnello. Colonnello, quando lei prenderà movimento, che comincerà a fare un bel libertango. Grazie, vai. Grazie. Fisa, orchestra Rossella Ross.
Bravo Mario! Orchestra Rossella Rosa Libertango! A tetta ganasce mezza coscia. Come ci ballavo una volta. Anni 60. E adesso io voglio dire una cosa, voi. Io non ho capito, ma quel che mette l'esere in te gabinetto circolo di giornale, non capisco la mite. I madet che hanno ritirato, punne vera, perché sì. Che ci sarebbe stato della carne di cavallo nelle polpette dell'IKEA. Sì. Anche come fai a chi? IKEA fa i polpetti. Ma ho detto, allora, io pensé, l'IKEA dà la roba da montare e da smontare a casa. Sì. No? I mobili. Molto smonta, le vende cavallo. Con un po' di fantasia, sì. Allora, se no, dimmi perché io ho da te artire il pulpetti dell'IKEA. L'IKEA c'ha fatto il pulpetti. Nel reparto alimentare ci sarà stato il pulpetti. No, il reparto alimentare l'IKEA. Poi biscotto, la canea, la tabacca. I dada magnè, ma non vendono. No, vendono. Danda a mangiare, però i biscotti io li ho presi. Se comprate i biscotti alla canella, poi ho comprato anche altre cose. Te monte con che? Con io monte. E dà la roba da monte? Ma non ero mica un mobile. Comunque no? La Svezia l'hai avanti e ha studiato un meccanismo. Te l'hai saputo chi tu, possiamo dire adesso in modo di spogliare spuse tra un po'. Ah, in Italia. Bella roba. Uno è stato condannato per atti osceni in luogo pubblico. E allora? Allora il presidente gli fa, si alzi e racconti. Sì. Puttana, lo sta solo e fa, signor presidente, signori giurati, popolo tutto. Era un caldo meriggio d'estate e io opla, andavo lungo la spiaggia. Quando, stanco del lungo ondeggiare, mi sono buttato là, perché sono un po' disordinato, signor presidente. Mi stavo godendo la brezza che veniva dal mare quando vedo improvvisamente uscire dall'acqua un maschione. Io me lo mangiavo tutto con gli occhi, signor presidente. Aveva tutta la faccia bagnata e che l'acqua gli scendeva, gli rovava tutti i suoi bracci muscolosi. Io me lo mangiavo tutto con gli occhi, signor presidente. Aveva un paio di slippini azzurri. Tiratti, che si vedeva tutto. Io me lo mangiavo tutto con gli occhi, signor presidente. Si alza il presidente e fa, la smetta. Oddio. Non vede che sto soffrendo. Oddio. Una bella famiglia. La Svezia. E tocca il pulpetti e cavallo. Su. Dai, adesso è la pubblicità, va là. Treb è offerto da Nolo Attrezzature per buffet e catering. Forlì, noloattrezzatureforlì.it. Mobili MB, Santa Marina Predappio, Forlì. Produzione artigianale su misura. Aperto anche la domenica pomeriggio. FAM Batterie, via Cardi 1 Meldola e nei negozi specializzati. FAMBatterie.it. Moschini, Pierotti e Pratesi SRL, Piazza Falcone e Borsellino 1, Forlì. La commerciale agricola di Billy Giovanni S.P.A., sede di Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini, Fano. Marcello, coppe e trofei, tutto per premiazioni sportive, via San Vitale, Bagnacavallo. Casta, impianti per ristorazione professionale, via Fratelli Lumiare 11, Forlì, casta.com. No, non pesco. Ecco qua, nell'angolo delle tradizioni, con Maria Rosa Bagnari, direttore ecomuseo della civiltà palustro Villanova di Bagnacavallo, con Luigi Clancuro Dride le due che torna che e lui normalmente ci mette due se giorni. Noi fossimo così testardi attorno a quella roba lì vi è da perdere una pazienza ci allora Maria Rosa come va sto ragazzo da retta? Ragazzo. Di una volta comunque si è specializzato. Io so che voi altri è diventato avete, molto bravo avete tante, intrecci, tante persone che vengono a vedere e questa è una delle attrattive soprattutto questi fiaschi queste bottiglie sono una meraviglia io non le avevo mai viste non sei mai venuta con tante bottiglie messe insieme tutte in una volta questo è un fiasco villanovese ma sto mettendo a punto una mostra un fiasco italiano ma dai ah sì? Sì cos'è quello delle elezioni?
anche. E io comunque ritengo che sia un fiasco italiano il fatto di aver abbandonato l'artigianato artistico e i mestieri etnici, ovvero quelli che identificano un territorio. Io non posso pensare alla grave situazione della disoccupazione giovanile e alla morte dell'artigianato. Bravo. Questo, facciamo un applauso alla nostra... proprio un applauso ci vuole. Maria Rosa, brava. Rosa Maria, Maria Rosa. Maria allora, Rosa. Adesso diciamo così che... come hai detto un fiasco villano... villanovese, un fiasco villanovese. Ah, no, no, te, allora, te sei villanoviana, no, me l'ha detto, villanoviana. A Villanova di Bagnacavallo c'era questa arte particolare e praticamente si rivestiva una sagoma di legno. Allora il fondo, quel che te c'è me cool, sì. Il fondo veniva inchiodato su una sagoma di legno. Vedi i buchi dei chiodi? E certamente che il fiasco è un pezzo difficile perché è giudere cool d'un fiasco, certo, è un problema. Allora, diciamo, ripetiamo però gli appuntamenti perché ci siamo allora, ridosso, ne abbiamo uno. Ma certamente. Il 5 marzo, domenica. No, il 3. Il 3? Oh. 3 marzo. Ah, il 3. Il 3 marzo, domenica, vi aspetto tutti in piazza Villanova di Bagnacavallo per la grande mostra mercato dell'antiquariato. Prima domenica allora. Prima domenica poi di marzo. Poi si ripete il tutto nelle prime domeniche di aprile e maggio. Sempre la mostra dell'antiquariato, modernariato, arte e natura. È una grande passione per i collezionisti, avranno 250 banchi di sgombra cantine antiquari da visitare, in più c'è il mercato creativo, gli antichi mestieri, la raccolta museale. Sappiate che l'Ecomuseo delle Erbe Palustri è l'unico d'Europa, la raccolta di intrecci più importante d'Europa. Ieri sera è andata benissimo l'Homo Mers. Certo. Stanno andando adesso. Bene, tutte le volte si modificano le mostre. Domenica abbiamo una mostra particolare che non chiamiamo l'arte povera, è un artista straordinario che con i rottami fa delle cose straordinarie. Bene, veramente molto belle. L'appuntamento a Villanova di Bagnacavallo, non confondete le Villanove che ci sono in giro. Ah no. Il ristorante Lustaria di Sdes, dove naturalmente i cappelletti ci sono, ma noi non abbiamo quelli artusiani, nemmeno quelli degli chef, ma quelli della Sdora, della Sdora, che era indubbiamente il cappelletto tagliato quadrato per un motivo molto semplice: la sostenibilità, l'economia della spoglia. Giusto. Non si fanno ritagli, Dopo poi da noi nel ripieno della miseria parnide sparmagno ne più, perché i cappelletti nostri sono interamente di parmigiano. Se puoi dire terremoto. Quando si voleva risparmiare si faceva un cappelletto con i formai murbi, che è un formaggio. Scappa! L'ha detto la parola fatidica, murbi! È un formaggio esclusivo che non si acquista in negozio, esclusivamente fatto sul punto passo del Lamone fra Villanova e Sant'Erno. Lamone, sempre Lamone con i murbi. Che lei fa un formaggio murbi? Nel Veneto, c'è sempre la Lamona, te. Sai che so? Cantina di Forlì e Predappio. Cantina Forlì Predappio ha l'ambizione di essere un'azienda romagnola radicata nella realtà locale. Diamo una vasta possibilità di scelta e facilità di acquisto in ambienti gradevoli. Offriamo un servizio di qualità e sicura convenienza. Nelle nostre vinerie trovi i migliori prodotti che ci offre la nostra terra. Vino, olio extravergine di oliva, miele, vini sfusi, buoni, convenienti, vini confezionati, DOC, DOC garantiti, spumanti, bianchi, rossi, rosati, secchi, dolci, passiti e non solo. Trovi inoltre un'ampia scelta di grappe, prosecchi e vini di altre regioni, sapientemente selezionati dai nostri enologi. Let it snow, let it snow, let it snow, when we finally kiss goodnight.
utile e ricercata oggettistica abbinata ai nostri articoli danno origine a composizioni artistiche per immagine e qualità dei prodotti. Numerose e sempre presenti offerte vantaggiose da non perdere. Cantina Forlì Predappio, ogni giorno con voi, ogni giorno con noi. Ehi, oh! Ma anche adesso! Oh, c'è botte risposta! Ho una paura! Botte risposta! Maria Rosa, te hai lanciato un sasso dalla miseria della Bassa Romagna, che la nostra invece Verdiana, presidente delle Mariette, dice che, a parte il fatto che a Forlì in Popoli, lui è un po' più boioc perché... Io sono posso dire lei torna lei. Dicevo da quando c'è Stefano Pelloni che posador. No, però spiega Verdiana allora prima di buttare giù i prima di buttare giù i cappelletti, no, dicevo quando la signora parlava appunto dell'economia, no, per non buttare via niente, per risparmiare, sono d'accordissimo con lei perché anche noi in casa poi le facciamo quadrati. Però con questi ritagli non si buttano via, si possono fare i mafrigul, si possono fare le puntarine, si possono fare i triangolini, le puntine da cuocere con i fagioli. Un vestito per la Cesira che si intravede nel mondo. Sarà un po' difficile adesso vestire la Cesira. Sua droga, Però non si butta via, si ricicla anche questa. Bene, allora dai, quanto devono bollire questi cappelletti? Fino a quando vengo su. Hai a dormire su? Te vuoi prima che venga su? E allora, e adesso, secondo, guardate un po' il rito perché la gente non aspettava, è mezz'ora che mi chiedono allora quanti ibotizzò, basta così per adesso. Allora, io so che il sindaco ha cominciato a girare il mondo, vengono anche da tutto il mondo Forlì in Popoli, sì. Fanno una fatica a trovarlo, sì. L'aeroporto Drie non si arriva a capire, però Forlì in Popoli è diventato il cuore della gastronomia romagnola, mondiale, però dal mondo vengono. Ma voi andate anche nel mondo. Ah, io sono andato ad aprire a Manila una scuola di cucina artusiana nelle Filippine. Ma che manico? Io dall'uomo c'è sninia. No, ai portiamo la roba noi, la facciamo noi da manià, gli insegniamo come si fa e nel sud-est asiatico imparano a fare i menù artusiani con i prodotti e di casa nostra. E così la spoia sale? Zala. Che magro. Hai mandato anche gli ovi, perché con la sua ovi... Io dagli ovi snini, tutti in Filippini che fanno. Però con la sacla... La Manila, e poi andiamo... Già che andiamo a Chiroscia, io dico Bocchia, abbiamo una sede distaccata all'Accademia Internazionale del Turismo di Mosca. Casa Artusi. Hai capito? Ah, che sova essere scendica. Vabbè, quindi avete questi scambi culturali. Io però la cucina di casa, i prodotti del territorio. Ti posso dire che mio fratello da quando mi ha regalato il touch iPhone. Touch che? Touch iPhone. Tassetti vuol dire. Trovo l'iPhone stasera. Touch. E ho visto che via Facebook, ciao. Ho sentito che lì è uno sburone in Verdiana, la Verdiana Gordiscia dice mi piace sempre. Ho visto delle fotografie e mi ha fatto piacere. Non so cosa gli piace. È stata nei territori terremotati, sì. Dove avete portato un gesto di, sì, solidarietà. Ma questa volta sì. Portato due torte stavolta. Però ancora quando ci fu il terremoto dell'Aquila. E la domenica di Pasqua 18 mariette sono partite, sono andate a cucinare per i terremotati insieme a tutti i cuochi d'Italia che erano andati. Quindi anche noi abbiamo fatto gli strozzapreti, tantissimi strozzapreti. Stavolta abbiamo solo... E Peppa scende vacante, ma puttana di strozzapreti. Però dobbiamo dire che le donne romagnole che sanno prendere il cuore degli uomini attraverso la gola, e loro sono delle professioniste... Hanno anche un cuore grande, facciamo un applauso, ma l'applauso più grande riservatelo ai cappelletti quando li avremo sentiti. Stanno venendo su! Siamo qua. Stanno venendo su! Bene.
Figur se è proprio un emagnolò. È brusa. Dovrà pure assaggiare. Buono? Buonissimo. Allora, tre capliti. Scotto un visino. Grazie, siamo pronti, grazie. E adesso andiamo avanti con il mio amico, salutiamo l'amico Zambelli, Gilberto, antichi sapori di Romagna, perché ci ha portato i crescioni al pomodoro e mozzarella. E zucche e patate. Zucche e patate, e poi piadina, la piadina col salame, la e coppa. La mortadella, di non lo diciamo mai, ma la mortadella ce la dà Daniele. Daniele Romagnolo. E Romagnolo, che ringraziamo. Bene, a questo punto Cesira. Ah, ai Senecu, è la pubblicità. Ah, vuoi, per forza. Treb è offerto da Nolo Attrezzature per buffet e catering. Forlì, noloattrezzatureforlì.it. Ecco qua, bene, colonnello! Venga qua perché abbiamo un'esibizione che a lei adesso ancora non ce lo può permettere, ma presto vedrà che anche lei ritornerà giovanile come prima. Omar del Pueblo Latino, questa scuola di ballo del Ronco, è pronto per spiegarci. Prima di tutto vorrei sapere che tipo di ballo si insegna in questa scuola. Allora, al Pueblo Latino si insegna la salsa cubana, portoricana, bachata, tango argentino, folk romagnolo, anche zumba, e abbiamo anche il corso di pop. Hip hop, sì. Ecco, c'è questa roba che qua, hip hop, c'è l'hip hop. L'hip hop è un ballo un po' più da strada, diciamo, identificato un po' diversamente dagli altri balli di coppia, eccetera. È il ballo forse un po' più spontaneo, un po' più spettacolare dal punto di vista, diciamo, anche della genuinità e spontaneità. Via. Sì, sì. Hip hop, ed è una roba che si fa da giovani. Ma per esempio l'hip hop, le noti il che? Beh, io dico sempre che per ballare non bisogna avere un'età. E poi chi c'è... è che insegna hip hop? Allora, al Pueblo insegnano Arthur e Eddie. Oggi qui vedremo soltanto Arthur, perché Eddie è qui, Eddie è un po' infortunato. Eddie, dopo ti facciamo inquadrare. Lui si è fatto male? Signorina. Sì, loro di solito ballano in coppia. Dico, a ballare si è fatto male? No. Sì. Culo amoroso. No. Va bene, hip hop. Vediamo adesso. Abbiamo una coreografia di Arthur. Abbiamo Arthur che esce in scenografia con noi. Musica maestro, Pueblo Latino. Let's get it poppin'.
colonnello, parola, torna indietro, non gli facciamo, non ce la facciamo. Bravo Arthur, bravo. Avrei voluto vedere anche il grande Eddie. Eddie, te come te la cavi? Sei messo come lui anche te? Meglio? Un po' peggio, vabbè, dai. Però adesso riposati, perché quest'altra volta ti vogliamo vedere all'opera, eh? Bene, complimenti alla scuola Pueblo Latino, bravo Arthur, grazie. È arrivato il momento Ravaioli che vende le scarpe per l'hip hop, per l'hip hop. Ravaioli in po' di scarpe, stasera voglio fare un annuncio, perché fra l'altro vedremo il... un attimo che prendo i cappelletti che sono interessanti perché sento un buon profumo. Fra l'altro vedremo il filmato, però adesso volevo dirvi che nel filmato non si vedrà. Sono gli ultimi giorni di saldi e nel negozio interno, venendo dentro, troverete degli espositori dove c'è molte cose interessanti, per esempio delle scarpe da donna a 25 euro una per l'altro, anche se costavano 100 euro, perché è rimasto qualche paio, da uomo 30 euro e stivali da donna, tutti in vera pelle, rigorosamente in vera pelle, a 30 euro, anche lì ci sono una moltitudine di sopra gli espositori che li vedrete bene, cioè col cartello. Queste non le vedrete nel filmato, ve lo dico perché appunto è un annuncio. Quindi i nostri saldi arriveranno fino alla prossima settimana, al 9 di marzo. Ed approfittatene, perché veramente adesso trovate delle occasioni eccezionali. Non ci saranno tutti i numeri, però ci sarà veramente delle occasioni interessanti. Veniteci a trovare. Adesso vediamo il filmato. Emporio Scarpa Ravaioli, adesso siamo nel reparto donna, sempre con i saldi. E io voglio precisare una cosa, molti quando vengono, se uno viene prima viene, infatti c'è il proverbio che dice chi tardi arriva male alloggia, però da noi potete venire anche dopo molti giorni che abbiamo i saldi, perché trovate, c'è un assortimento vastissimo, trovate sempre qui. Non vi preoccupate, come tanti partono a dire, ma sono già 8 giorni che ci sono i saldi, non avranno più niente. Qui potete venire anche dopo un mese che trovate ancora un assortimento eccezionale. Quello che adesso volevo concentrarmi a farvi notare, che abbiamo i cartellini, tutti i cartelli. Noi partiamo che abbiamo questo cartello piccolo, questi qui, tutto l'anno. Questo è il prezzo che viene, quindi da noi è tutto ben chiaro. Questo qui c'è tutto l'anno. Quando facciamo i saldi mettiamo questo cartello qua, che vi dice quanto costava, lo sconto praticato e il prezzo finale. Quindi questa qui è una cosa molto seria, che io spero lo facciano anche nei negozi, ma noi ci teniamo a dirlo, perché è importante che voi vediate chiaro quello che spendete e quello che c'è di sconto. Qui siamo nella zona che ci sono stivali, scarpe, e un reparto da donne che è molto, molto vasto, dalle scarpe tacco basso, tacchi alti, mocassini, stivaletti, c'è un po' di tutto. Quindi quello che conta è veniteci a trovare con fiducia, state tranquilli che da noi l'affare lo fate sempre, se non altro perché viviamo dalla qualità e camminate bene. Oltre a risparmiare, camminate anche bene, quello che dico sempre anche nelle mie proposte. Ora vi ricordo che per risparmiare e camminare bene Ravaioli conviene. Via Caprera 19, Emporio Scarpa, Forlì. Vi aspetto. Bene, grazie. Ehi, essere serviti, grazie Ravaioli, essere serviti dal sindaco. Caro mio, grazie. Al colonnello, quelli lì che c'è poco brodo. Allora tieni, che sarà così, grazie. La Cesire e me. Grazie, signor sindaco, grazie. Grazie. Io, siccome adesso sento che scottano un po', devo parlare di furti. Io sono un cavaliere. Grazie, colonnello, dica, voglio sapere se è vero. Che? Prima che lei andasse a sbattere nella macchina. Con la macchina, mi hanno detto che avevo un amico in casa. Che le ha detto, colonnello, ti stanno rubando la macchina. Ti stanno rubando la macchina dalla finestra. Hai visto chi è? Hai visto chi è? No, ma ho preso il numero di targa. Oh, sì. Ma dai, che c'è la macchina, l'amico, targa. Che sì, c'è in cantina. Lei è un colonnello, ma no. Poi dici che i colonnelli capisci. Me l'hanno anche rubata la macchina. Comunque, adesso, le rapine. Te, per esempio, mi ha detto che l'ultima volta... abbiamo rischiato di grosso, perché in Tlobeke, in Docandeme, e te che te la firma. Sì.
Pre-debit? No, no, è una firma per Tuzò, è perché pre-debit. Tuzò, in ne prerie i boi, quanti volte tu hai da dire? Si dice Tuzò, ne a voi Tuzò i miei boi, io torno per terra, i boi. Comunque, è entrato uno, tutti a terra, rapina in corso, puttana con sta shop. Tu mi hai riconosciuto, bam bam bam, una masele, puttana, mi hai tolto una paura d'os. Tu mi hai riconosciuto, me no, ma la mia moglie sì. Ma c'è il sistema. Oddio mio. Cura, poi dopo, no. Adesso, se no, adesso, grazie a Dio, noi, il madetta c'è che nella tua camera, sì, se vengono i ladri, sì, non portano via niente. Ah, so che sì, non è niente. No, però perché vedono un gran disordine. I ladri qui sono lui. Allora è una tattica quella. No. E soprattutto mi ricorderò una volta con la Cinzia, una roba. Siamo andati in Svizzera. Sì. Ma niente. Uè, sferma, ieri ancora la Dugena allora. Sferma la Dugena, lei cosa deve dichiarare? Ah, ma niente. Ah, della cioccolata, siamo, non lo so, ma niente. Arriva a Milè, la Cinzia Burdella, non tira fuori un arloz. Beh, quel che lei in dera, chi sta a stare tutti che, poi me, bam, l'aveva nascosta là. Là. Fatta bastarda, furba. Com'è su, ba? Ma se sapeva che c'è, non portava drina con la tua mamma, e aveva un più bel pendul. Succhera. Voi a zero, tu pelo. Ah, va, che tocca a te. Adesso è la pubblicità, c'è, cioè, sta un po' set, va là. C'è magna. A Treb è offerto da Nolo Attrezzature per buffet e catering. Forlì, noloattrezzatureforlì.it. Bene, buoni cappelletti, grazie. Ottimi proprio. E adesso, signori, Rossella Ross Orchestra ci regala un grande successo di Massimo Ranieri. Sì. Ma è tornato di moda dopo i risultati delle elezioni. Ah, sì. Tutti i sindaci si stanno guardando in faccia. Ma cos'è successo? Titolo del brano di Massimo Ranieri, sì. Se bruciasse la città. Canta lei, Rossella Ross. Il cuore mio non dorme mai, che di un'altra adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio una donna sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è una ragazza, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché, non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te, e ogni notte ti rivedo accanto a me. Città, da te io correrei, anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me, anche dopo il nostro addio. L'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai, per inventarti accanto a me, non brucia mai questa città, c'è ancora una donna insieme a te, ma se in fondo al cuore tuo c'è una ragazza, sono io. Quel prato di periferia che ha visto tante volte mio, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità, impazzisco senza te, e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io. Per rivedere te.
Bene, grazie. Ci spostiamo dalla nostra poetessa Rosalda Naldi, che io avevo prenotato per la festa della donna, ma dopo sono successe alcune cose particolari. Tra l'altro salutiamo Patrizio per un lutto che lo ha colpito, quindi che non può essere qui con noi. Allora, Rosalda, tu quant'è che hai cominciato a scrivere? Sono 5 anni. 5 anni. Quindi 5 anni. Non mai dire mai. Mai dire mai. La poesia può arrivare da un momento all'altro, sì, l'ispirazione. Sì, non è stato facile a cominciare, però, a scrivere. Dove si trova il tuo libro, Pensier, Poesie? Sì, è nelle edicole, nelle librerie. Beh, Forlì-Cesena. No, Forlì. Forlì. No, su Facebook non l'ho messo. Allora, adesso questa sarebbe una macchietta. Titolata? Ed è di Murt. Oh, tabò. Una macchietta ed è di Murt. Sì, comunque, vabbè, ho spinto un po' sulla penna. Via. Ed è di Murt. Le quenzde qui è un via vai, tot in da fare, tra sec, stress, garné, fiur, composition, veis grande sni, una sfida per mettere i fiur più bel. Tut november, al tomb pulidi, una processione escien curiosa. La Maria, prema matana, la è pronta per fedo chacar. O tunina, venna qua, mo se ci savesse chi è passe prema. Dim, chi è passe, alla cnosme. Mo se la Luisa, la vedva de por Gigi, mo al set, la era con un uomo. Con un uomo, mo dia, siete sicura? La se fermed, la m'la presente, mo pensa, la cercarevi in Italia. Questo è il mio compagno. Mica per fecciacar me adeg, quando le morte su por marid, buon anima, la tnive fie con i dat, e pareva che la smuresna calì. Adesso la setota ringazzulida, al scherp con etac e capot nov, la permanata fresca e russet. Oh, guarda, passa fa fi. Dopo che è morta la sua moi buon'anima, i fiuli pega la badante. Guarda, fatta fischia, et che la sua moi porra carossa. La specie in te vedere de tumba. La spetna, la stira so al tet, la sguerde cool, al gamb. Scusate. E l'ho por vec strancale in derli e perd la beva tra la dintira. Dai Maria, basta, venna ca con me. No, a staga qua fa una sera, la festa l'anne mic finita. Guarda, t'hai knoschi du sburon. A voi fedo ciacarne che con lo. I savite mi recula tot. Put cot al novite stasera. Mica per fe ciacar, per passeta. Ma cot veni un colp ci qua te. Boia d'una sidet, ma come stet? E zo un'etra per ti ciacar. E cale sol, e suona la campana. I sere rastel, e fnes la cagnera. Gulpede in te su capote di legno, l'arposa alieno tra l'odor di fior. Bella! Però posti un quel, ascolta, non sputevo c'è me pirì invece al fafì che quel vecchio in darlì. No, perché dal vuoto. No, scusa, per me. Cambia il nome. Pirì è preciso. Hai met pirì, te prometto. Antonio Dal Muto. Allora. Tu hai il microfono, prendiamo quello di Rosalda. Grazie. Allora, qui ci siamo veramente espressi stasera. Sì, eh? Sì. Attenzione ragazzi, perché abbiamo gruppo Pueblo Latino. Poi lo facciamo vedere. Svulas Lelo, Arthur. Ma quale posa? M'so in criché, dice lui. Omar. E lei dice, che posa plastica, parte da di qui, che posa plastica, sì, esatto. Ma quale posa? Mi so in criché, no. E lui svolazza. Sì, perché è un tipo di ballo molto acrobatico, per certo. Cui ci si incricca, hip-hop. Si incricca. Pueblo Latino lo possiamo consegnare ai nostri amici. È destinatari. Orchestra. Rossella Ross. Abbiamo un po' tutto il gruppo, ma... Lei, cominciamo da di qui? Sì, mi si vede. Mi si vede? Chiedi, mi no. Si vede? 30 centimetri di zeppa sotto ai piedi, perché...
alle seppe i piedi. Strano, mi è sparita mezza tastiera, dice Franco. Col ciuffo. Franco. Oh, mi bella Madonnina, è quello che fa di dietro. Batterista. Mentre Socce mi si è ammosciata la chitarra. Comunque, come si vede, protagonista è lei di un grande gruppo, Rossella Ross. Coronello, consegna lei? Sì, e per finire un omaggio a Salvo. Salvo, dove sei? Il pistolero. Dovete sapere che noi abbiamo degli operatori di standing... Come si chiama la roba che è? Allora, il pistolero che spara a Salvo. No, perché lui si mette così per riprendere, quindi... Lui ha un passato di pistolero. Un grande uomo, si vede anche dal pacco. Il pistolero a Salvo. Bene, complimenti. Questo lo diamo al nostro bello. Tonino. Grazie, Antonio Dalmuto. Da 40 anni in Romagna, un'avventura nella qualità, nella pittura. E la caricatura ci guadagna. E la caricatura ci guadagna. Con la Romagna. Con la Romagna. Bene, colonnello, dov'è? Sompi! Signori, buonasera, bentrovati. I poveretti. E anche, signori, buonasera, anche i poveretti che sono tanti, forse più. Bentrovati. Lei in che categoria è? Poveretti. Le previsioni per domani, finalmente, dopo tanto freddo, piogge e neve, sono belle. Belle, come lei. Grazie, colonnello. Quindi belle. È bello o bello? Così? Bello, sono belle, dai. Siamo entrati da un giorno nel mese dalla primavera. Il sole già... nasce... Nasce la mattina. E non va più a casa. No, va. Sono belle. I venti non partono, i mari sono tranquilli, calmi. Ma cosa è successo, colonnello? Non lo so, ha vinto Berlusconi. Lei perché ha votato? Ha votato lei? Il voto è segreto. L'ho trovata nel quaccio. Lei possiamo dire che lei ha origini socialiste. Sì, quello può dire orgogliosamente socialista. Orgoglioso, lei era un cracchiano di quello. Esatto, sì. No, perché? È peccato? No. Una volta, adesso se ne è accorto anche il Padre Eterno. Ecco. Lo sa che quando sei andato a confessare Berlusconi? No, cosa ha detto? Dal parroco. Il parroco ha detto: guardi, mi dispiace Presidente, ma io non sono proprio adatto. Puoi venire anche qui a sentire te. C'è il Vescovo, lei vada dal Vescovo, che ha un potere enorme, va dal Vescovo, sì, Berlusconi, io lei non la posso mica confessare. C'è il Papa, adesso un niente, comunque, una settimana fa, c'è il Papa, va dal Papa, a lei è Berlusconi, quello che era Presidente. Guardi, si accomodi nella cappella del Crocifisso, parli direttamente col titolare. Il Signore... Signori, fa, te chi sei? Silvio Berlusconi. Ah, sei quello che ha fatto tutte le leggi ad personam, presidente del Milan, presidente del Consiglio, sei quello che ha rubato di qua, che ha rubato di là. Te devi mica confessare, te devi ringraziare. Chi, signore? I romani che mi hanno inchiodato, se no venivano giù e ti facevo... Siamo in quaresima, siamo in quaresima. Dai, va, che l'ho detto il colonnello per fargli coraggio. Esatto. Va bene, colonnello, chiuda la sua... Augurando una fine settimana bella, un inizio di una bella settimana, il vostro colonnello Furio Terribe vi saluta e buonanotte. E stia attento a guidare. Grazie. Publi. Adesso è la pubblicità. A Treb è offerto da Nolo Attrezzature per buffet e catering. Forlì, noloattrezzatureforlì.it. Mobili MB, Santa Marina Predappio, Forlì. Produzione artigianale su misura. Aperto anche la domenica pomeriggio. FAM Batterie, via Cardi 1 Meldola e nei negozi specializzati. FAMBatterie.it. Moschini, Pierotti e Pratesi SRL, Piazza Falcone e Borsellino 1, Forlì. La Commerciale Agricola di Billy Giovanni SPA, sede di Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini, Fano. Marcello, Coppe e Trofei, tutto per premiazioni sportive, via San Vitale, Bagnacavallo. Casta, impianti per ristorazione professionale, via Fratelli Lumiere 11, Forlì, casta.com.
tutti voti, capisce Grillo? Sì, allora, fuori. Primo marzo, venerdì, che hanno votato. Siamo pronti con il gruppo di ballo, l'ultimo brano che ci presentano Omar e Serena. Allora, Omar, Jive. Jive. Io mi ricordo che l'ho visto in televisione sotto le stelle, usciamo che c'è che programma? Sì, sì. E Jive. Ma è una roba moderna, sempre che latinoamericano anche questo. Sì, il Jive fa parte delle danze latinoamericane, sì. E ha un titolo questo brano oppure no? Ma Jive è la disciplina, poi qualsiasi musica che abbia stile Jive va bene. Quant'è che ballate voi due insieme? Noi sono 2 anni. Vi trovate bene? Sì, un po' lontanini ma... Lei di Bologna, io sono qui di Ravenna. Lei Bologna da lì, come la nostra Rossella? Mischiamo l'Emilia e la Romagna. Vi trovate a Castel San Pietro? No, ci troviamo a un po' più lontano però. Vabbè, allora, ci siamo pronti? Prontissimi. Allora, signore e signori, chiude la sua performance qui ad Atreb, Pueblo Latino, gruppo di ballo di Forlì, con Jive, Omar e Serena. Bravi, Jive, Pueblo Latino, a Ronco, Viale Roma. Bene, grazie, buon lavoro, buona scuola. E adesso andiamo a vedere la Teresa nella sua statura. La si è alzata in piedi. Beh, la nostra buonasera. Teresa Maria Gravini. Buonasera. Salve, io volevo semplicemente dirvi che in questo periodo ci sono chiaramente investitori per 2 motivi in modo particolare, sia perché il momento è favorevole per gli acquisti, perché ci sono veramente tante occasioni, anche perché poi molte persone pensano che adesso che si sta insediando molto probabilmente nel governo possono cambiare le cose, magari dopo poi se riprende l'economia non ci sono più queste occasioni, quindi approfittatene pure tutti perché chiaramente il mattone comunque non tradisce mai. Adesso vediamo lo spot, buonasera. Non è come gli uomini. Salve, noi siamo dell'agenzia immobiliare Adesso Casa e cerchiamo in questo momento così difficile e particolare di dare tanta fiducia ai nostri clienti, questo grazie anche un po' alle banche che ci sembra proprio che stiano iniziando a volere aiutare proprio un po' tutti a investire di nuovo su uno dei settori trainanti del mercato quale l'immobiliare, e quindi noi abbiamo veramente tanta fiducia che questo possa cambiare a tempi proprio brevi, visto che ci sono anche tra un po' le elezioni, quindi quello anche dà molta fiducia agli italiani di poter ancora credere che il mattone sia veramente un investimento sicuro e l'investimento giusto. E quindi noi vogliamo dire a tutti i clienti proprio di venire con la massima serenità, che noi sicuramente cercheremo di fare il massimo per accontentare ogni sogno, giusto Terry? È il nostro motto, cioè fare realizzare i sogni di tutte le persone,
ovviamente questo è il nostro lavoro, quindi anche noi dobbiamo realizzare i nostri, però insieme possiamo chiaramente arrivare a raggiungere quelli di tutti, con le banche al nostro fianco, che sono quelle che creano la ricetta maggiore per poter toglierci da questo momento di impasse, di questa crisi eccetera. Noi siamo veramente convinte, ma con dati alla mano, insomma, che questa cosa possa veramente cambiare. Poi, come diceva Terry, dopo le elezioni tutto dovrebbe tornare ai suoi livelli, perché i periodi brutti non durano mai neanche quelli belli, ma noi speriamo che quelli brutti siano proprio quelli che siano veramente verso la fine. Quindi chi diciamo buon acquisto a tutti, certo. E veniteci a trovare, perché noi saremo al vostro fianco fino alla definizione. Bene, grazie Teresa. Adesso a casa. Adesso ha preso un appuntamento anche il sabato, non è più cara Cesire. Cosa devi fare Cesire, te il 2? Ah, il 2 sì, no, il 2 siamo al Cinecirco del Gallo di Forlì, sabato 2 a Reda, nel teatro con di Reda. Buonanotte Vucchier. Con Buonanotte Vucchier, c'è una commedia molto comica. Sì? Sì. Cosa ciappa la Vucchier, ma gratis? Se la Vucchier sa anche che è gratis, perché allora, sennò con noi. Allora, io devo dirvi invece che il 3 e il 10 c'è la Sica Vecchia a Forlì Popoli! Bravo! Facciamo venire qua. Sega Vecchia, poi invece il 15 abbiamo il Memorial per la scomparsa di Silvano Seglioli, uno dei cantastorie di Romagna. Facciamo lì a San Paolo, nel Teatro Salone, una serata veramente tutta devoluta, l'incasso per solidarietà al villaggio Mafalda, che accoglie minori e ragazzi in difficoltà. Il 17 Casal Fiumanese, Sagra del Raviolo. Il 31 Pasqua, Sagra dell'Uovo, il primo sia a Tredozio, cioè Sagra dell'Uovo fa a Tredozio. Beh, bisogna dirlo, dai. Il primo aprile, che non è uno scherzo, siamo in una parrocchia di Misano Adriano. Sei sicuro che non sia uno scherzo? Cioè, non è uno scherzo. Cosa c'è? Si vuole ricordare che siamo su... Oh, non so mica se riesco a dirlo. Grillo va in streaming, ma in scena che no. Esatto. Non ce ne frega di... Oddio, no, non ce ne frega. Streaming in www.videoregione.it, ci vede tutto il mondo. Neki Marukin. Mentre on demand, bisogna chiederlo, on demand, devo dire in inglese, abbiamo www.youtube, sbarra, a destra, gruppo Videoregione. Poi c'è Facebook, abbiamo la pagina di Atrep dove il nostro Angelo mette fuori quelle fotografie, e c'è anche YouTube, ci metteranno anche YouTube, così ve lo prendete anche da di lì. Canale 12. Dico bene? Canale 12 è il canale. Allora, dovete sapere che in Italia ci ha messi male, ci ha messi bene per questa roba qui, ma non c'è più il Papa. Ah, uè. No, non, niente, non c'è più adesso il Presidente del Consiglio, perché le scale zona galò, no? Non c'è più neanche il capo della polizia che l'ha operato. Oh, il poveretto sta poco bene, è vero? Insomma, il Papa va a Castel Gandolfo e fini a Monte Carlo. Bravo! Ritorna a casa sua. Ritorna a casa sua, allora, sì. Voglio salutare sti trombati, sì. Io devo dire la verità. Ci sono di quelli che mi sta proprio bene che siano andati a casa. Oh, finalmente. Un po' da una parte, un po' dall'altra. Oh, sì, sì. Però per far condicio, perché la Cesira ci è rimasta male. Perché? Mi dispiace per te, devo andare attorno a Bersani. Dai, voilà, ascolta. Vabbè. Bersani doveva andare, si sveglia una mattina che ha tre bugni gialli schifosi a què. Il signor. A què. Si sveglia. Che doveva andare da Bruno Vespa per la campagna dopo tre giorni. Disperato telefona al più bravo dermatologo di Milano. Lei mi deve guarire in tre giorni. Senta, prendo queste pastiglie la mattina, questo sciroppo a mezzogiorno, questa crema il pomeriggio, la sera si fa una bella maschera di merda, la sua. Ma dai! Dopo tre giorni, difatti, dopo tre giorni la pelle è come quella del culo di un bambino. Oh, Dio mio. Contento, telefono al dermatologo. Dottore, grazie, mi spieghi cosa m'ha dato. Dunque, le pastiglie servono per attivare la circolazione del sangue. Gli sciroppi sono per vitamine per la pelle. La crema è un prodotto nuovissimo, omeopatico, che uscirà nel mercato a giorni.
Lei è tornato come prima. No, no, scusi. E la merda? Quella è una mia soddisfazione personale. Mo dai. Ma poi poveretto. Dai. Tocca a te. Adesso è la pubblicità, mi signor. A Treb è offerto da Autospurgo Forlivese, via Tomba 81 barra A Forlì, autospurgoforlivese.com. Dental Discount, Forlì Ravenna Cervia, Misano Adriatico, numero verde 800 031 686. Centrale del Latte Cesena, latte, formaggi, gelati di Romagna, la bontà che lascia traccia. Alboniti Alfio e Andrea, casa del Toserba a Derrano di Faenza, albonitisnc.com. Casta, impianti per ristorazione professionale. Via Fratelli Lumiere 11 Forlì, casta.com. Bene, nell'angolo delle tradizioni, in questa chiusura di venerdì, troverete tutto in replica, anche se non avete tutto streaming, YouTube, se non avete tutte quelle polpette lì, siamo in replica la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno. Allora, siamo con Daniele Longanesi, enologo, cantiniere, un signore dei vitigni di Bagnacavallo, presidente del consorzio il Bagnacavallo. Allora, cosa mi hai tirato fuori dopo tanto aver detto di un rosso? Abbiamo tirato fuori un bianco. Cos'è? Questo è un altro vitigno autoctono, è il famoso. Come me? Che poi di famoso non ha molto, modello, perché è un new entry, è stato iscritto pochi anni fa nell'albo dei vigneti. E anche questo avete il culo di trovarlo a Bagnacavallo? No, questo è più, diciamo, più c'era anche nel Cesenate, forse più che nelle nostre zone. E i burocrati l'hanno chiamato famoso, però in realtà i nostri vecchi lo chiamavano la Rambella. La Rambella. E allora abbiamo depositato questo nome, come abbiamo fatto col Bursò, all'interno del consorzio di Bagnacavallo. Certo. E questo vino viene prodotto all'interno del consorzio con questo nome, Rambella. Cosa sembra? Un trebbiano? No. Questo è un semi aromatico, un aromatico. Al naso ricorda un po' un mix tra muscato e malvasia. Tramisa. C'è un po' di salvia. Dolce? No, questo lo facciamo in versione secca, però stiamo lavorando anche i passetti dolci, perché con questa carica di profumi non si può non provare. Voi te Pisa vendo la roba una massa, i passetti. Ci proviamo. 2250... Spiega Bateuro, eh? Adesso noi siamo più bravi. Abbiamo siete prezzi... più bravi? Sì. Allora, questo qui è già in produzione? Sì, abbiamo incominciato a produrlo. Questo adesso... col pesce no? Questo col pesce sì. Oppure... Ma è quello sandala, però, da qualche capo. Sì, perché adesso comunque questa è la versione secca, quindi ci sta bene col pesce, sta bene allora, con le carni Longanesi, se noi volessimo andare nelle cantine Longanesi da Daniele, dove si trova sto Daniele? Allora, Daniele si trova a Boncellino, però all'interno del consorzio ci sono altri 15 produttori che di fanno vino. Oltre al vino abbiamo un socio, Miele, bravo, Rondinini di Pieve Cesato, famoso, esatto, abbiamo la Certificio Verna di Bagnacavallo, abbiamo un bel bioagriturismo in via Crocetta Bagnacavallo, biologico, vero credente nel biologico, si impegna proprio si tanto, si dorme anche lì? Sì, ultimamente ci perché sono... col biologico torna una tibulessa? No, si mangia bene, scherzo, faccio per dire che vedete Bagnacavallo quante belle cose. Bagnacavallo ha tutte queste meraviglie con un profumo di mora che fa voglia. Qui purtroppo questa sera non c'è il padrone, il produttore, perché non l'influenza. Però lei non gli è venuta, allora me lo sono portato dietro, bene, i prodotti. Fatto proprio bene. Sono... Bene Daniele, noi ti ringraziamo. Ci hai portato aperto uno squarcio sulla Romagna. Voglio chiudere con la Maria Rosa. Clown Fiasc. Con il succul. Che l'ha finito l'ha fatto adesso. In tempo record il buon Luigi, però te hai qualcosa da dire sui cappelletti. Volevo chiedere agli artusiani che lavorano in punta di forchetta se conosci i cappelletti de l'ouvre. I cappelletti de l'ouvre.
Matt. No, quelli sono gli inganna preti, orecchie di gatto. E che Pladelò fa parte della creatività delle nonne, che erano veramente geniali, che oltre a fare cappelletti, 11 figli, facevano anche cappelletti, la creatività, vuoti, da risparmio, ma molto belli, eccetera, facevano questo cappelletto che era uno scherzo e finiva nel piatto giusto dove loro volevano che finisse. Dal prete, per esempio. No, dai famiglia, bambini, dal bambino, eccetera. Da te a casa, ecco, da te sarebbe arrivato dal cattivo, dal birichino, insomma, dal e lobo. Dentro ci poteva essere il pepe, il sì, pan grattato, ma la nonna di Daniele ci metteva la stoppa, la sgavagliava in tida. E questo è il cappello. Vabbè, no, il carvinè, ma l'immagine d'Artusi al frampol, con sto patacchietto che guarda. Queste tradizioni autentica. Va bene. Comunque vi assicuro che all'ustarea di Sdesu e di Caplezza Sascher. Ecco, bravo. Special. Quindi vi aspetto domenica 3 marzo a Milanova di Benecavallo, soffitta in piazza. Ciao, grazie. Auguri Maria Rosa, ciao, ci vediamo. E adesso, mentre no, mosha dit, ma io solo te mi smondo, non posso andare a letto senza fare l'invito ufficiale alla Cesira di andare a fare il bidet e di mettersi nel borotalco. Ai mi signore! Perché è venerdì e noi il venerdì baracca, perché abbiamo del tempo. Che domani non ci chiama, non ci fa star su presto. È festa, sì. Saluti il colonnello. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti, Buonanotte, arrivederci. Colonnello, arrivederci. Le voglio dire che la macchina ha un volante e un freno. Il volante va dritto e il freno, se si può, si frena. Salutiamo il pubblico e tutti gli sponsor, grazie. Salutiamo Casa Artusi, le Mariette, le nostre Mariette, bravo, Corrada, Adele e Verdiana e il sindaco Paolo Zoppoli. Grazie a Antonio Del Muto, Rosalda Naldi, Pueblo Latino, scuola di ballo di Forlì. Bravi. Grazie anche alla nostra amica Maria Rosa Bagnari e a Daniele di Bagnacavallo Longanesi. E adesso con l'invidia di tutti i maschiacci presenti nello studio, anch'io mi vado a spupazzare un po'. Ecco, vado alla Rossella. La mia Rossella Ross. Bene, grazie Rossella. Guarda, questo è il microfono per cui dobbiamo parlare, con cui parliamo noi. Io e te, no? Parliamo con questo? Non so, il direttore, va bene anche sì. Quello? Sì, sì, anche quello. Bene. Va bene. Prima di tutto, benvenuta, grazie in questa casa da contadini. Grazie, casa meravigliosa, vero, accogliente, sì, sì, siete sì. Gente veramente meravigliosa. È un piacere essere qui con voi stasera, grazie. Noi abbiamo detto che tu sono 2 anni di vita che ha questa composizione sì. Orchestrale. Questa formazione. Avete diverse esperienze, certo. Sono tanti anni che lavorate in questo ambito della musica. Sì. Allora, mi presenti, tu sei di Bologna. Io sono di Baricella, Bologna, specifichiamo. Centro. Perché dopo mi sgridano, ma perché non hai detto che sei... Invece io so che qui ci sono degli... degli intrusi. Degli intrufolati, non intrusi, degli intrufolati. Allora, da dove partiamo, dimmi? Da dove vuoi tu? Partiamo da destra? Partiamo da bene, sì, la destra? Sì, finiamo con la sinistra. Allora, Mario Sacco. Mario Sacco, il cognome la dice lunga. La dice lunga? Sacco e Vanzetti. Ecco, vedi, già c'è qualcosa. Lui viene da... Sì, da là. Però abita a Poggiorenatico. A Poggiorenatico, in provincia di Ferrara. Tastiera, un tastatore unico. E canta anche benino, sai? E canta benino. Sì. Bravo, speriamo Franco, di poter avere Mario, occasione. Mario. Allora. E poi da Corlo di Ferrara. Lo conosco. Lo conosci? C'era un locale famoso, ci sono stato a farlo stupido. Umberto Zavatti. Umberto Zavatti, sax e tastiera. Clarino, tastiera, soprano, Madonna, contralto, fa tutto lui. Tutto. Lo sai che ferraresi dicono a factut me? Factut me, certo. Bene, e poi ancora ferrarese da Santa Maria Codifiume. Da Codifiume, ci sta la sorella del colonnello. Davvero? Vende le gomme. Colonnello è di Santa Maria di Codifiume, sto signore qua. Dalla sua sorella Margherita. Santa Maria sì. Codifiume, sì. Sì.
Sì? Sì, ecco, il nostro gommista, guarda. Il gommista, è la sorella del colonnello. Beh, ma guarda un po', il mondo è piccolo, eh? Sì, poi. Silvano Zucchini alla batteria. Silvano, grazie, poi. Alla chitarra che ha fatto flop. Sì, che si è mosciata un po'. Si è mosciata, eccola qui, grazie, è meraviglioso, veramente. Abbiamo Gabriele Marzocchi, sempre di Santa Maria Codifiume. Ah, okay. Poi non c'è il 2 senza il 3. Anche lui. Alessandro Masotti. No, la sua no. Dritta, dritta. Ha il manico buono. Sì, vedi? Guarda, qui l'ha fatto buono. Sì, vedi? Sì, il manico è tutto buono a posto. Si vede. Solo quella di Gabriele, non so perché. Nome? Alessandro Masotti, basso e voce solista. Poi c'è Rossella Ross, che invece è di una regione, diciamo così. Da dove vieni te? Dall'Emilia. Sei sicura? Sì. Non sei... Vicino alla Romagna, dai, vicino. Che ha un cuore grande, una bella voce. Grazie di essere stata qui con noi. Grazie a voi. Un in bocca al lupo per le vostre serate. Grazie. Che grazie. Venga un'estate piena di lavoro. Tanto vi ricordo che noi andiamo in onda tutti i giovedì sera dalle 21 alle 22.30 e i venerdì sera pure. Domenica dalle 9 alle 12 replica. Ci dispiace per Rai e Mediaset che quando ci siamo noi non fanno un franco. Però ricordatevi che Atreb è la vostra compagnia. Chiudiamo in bellezza con un brano di un ferrarese, Remo Denti, che scrive per le migliori orchestre, quindi ha scritto anche per voi. Titolo del brano lo voglio dedicare a mia moglie, perché è una domanda che mi faccio tutte le sere, tutte le mattine. Perché mi hai fatto innamorare. Rossella Ross. È una storia bella, sì, dove arriva? Anche se lo dico piano dentro me, è diventata grande già. Posso ancora dire no, ma se è vero non lo so. Non mi son fidata mai, chissà perché, adesso credo solo a te. Domani in po'.